Le feste sono finite e come regalino hanno lasciato dei chili in eccesso sulla bilancia? Sì, e io sono lievitata come il panettone. Lo so, dopo le feste moltissime persone cercano subito di dimagrire e rimettersi in forma. Ma attenzione, c'è un nemico in agguato. Gli avanzi dei pandori e dei panettoni? No, la dieta. Perché invece di seguirla, sgarro un giorno sì e l'altro pure? No, gli sgarri vanno benissimo, ci vogliono ogni tanto. Il vero nemico in agguato è proprio mettersi a dieta. Ciao amici, qualcuno starà dicendo, ma come puoi pensare di rimetterti in forma senza pensare di metterti a dieta? Ma c'è anche qualcuno, anzi siete in moltissimi, che mi seguite da tempo e sicuramente conoscete la risposta. Dimagrire con la dieta primitiva? No, volevo dire, ma è anche giusto, dimagrire con la dieta privativa è roba primitiva, è roba vecchia. Siamo nel 2024 e se vuoi perdere peso nei punti giusti senza riprenderlo mai più, devi dimagrire senza dieta e in salute. Ma come si fa? Lo vediamo nel video di oggi. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Ciao, qui è Simona dal futuro! Ho un annuncio speciale per tutte le donne che stanno lottando in questo momento contro i chili in eccesso e si vogliono liberare dalla frustrazione delle diete privative e dalla delusione di riprendere sempre i chili persi con gli interessi. Mercoledì 10 gennaio 2024 sarò in diretta per circa un'ora con voi e vi racconterò perché è così difficile raggiungere il peso ideale, perdere il peso nei punti giusti e cosa funziona invece davvero grazie a un approccio naturale sostenuto dalle più moderne ricerche scientifiche. Ti puoi registrare gratis dal link in descrizione da questo video. Guarda che io ti aspetto, vi aspetto in tanti. E adesso vai con il video. Per prima cosa voglio sfatare un falso mito sul dimagrimento. Non è vero che per dimagrire devi mangiare di meno. Niente restrizione calorica? No. Se è vero che non va bene mangiare senza controllo, è vero anche questo. Non va bene ridurre drasticamente le calorie, quindi l'apporto di cibo e di nutrienti. In 30 anni di lavoro come naturopata non avete idea di con quante persone io abbia parlato, a cui era stata prescritta una dieta restrittiva che però non teneva conto del loro stile di vita, del loro lavoro, dei loro orari, del loro livello di energia, insomma delle loro reali esigenze. Per non parlare dei gusti, ma perché nella dieta non ci sono mai le cose buone? Infatti, le privazioni sono il nemico peggiore quando vuoi dimagrire perché ti fanno sentire triste e frustrata invece che felice e motivata. E come dico sempre, in più causano pericolose carenze nutrizionali che non solo bloccano e fermano il metabolismo, ma possono anche causare disturbi molto importanti, soprattutto per la nostra fisiologia, per la fisiologia di noi donne. Invece, secondo il mio metodo, dimagrire in salute e senza dieta, la soluzione ideale per dimagrire senza patire la fame e senza carenze è scegliere i giusti cibi. E oggi vi voglio parlare di un cibo di stagione che io adoro, è uno dei miei preferiti, lo mangio sempre e che sarà anche per voi un preziosissimo alleato per rimettervi in forma. Sto parlando del pompelmo. Scusa, ma il pompelmo fa dimagrire? A me sembra un tipo tondetto. Spiritosa. No, il pompelmo è un frutto ipocalorico con solo 26 calorie per 100 grammi di frutta. E proprio perché è un frutto tondetto, grandicello, ci fa sentire sazi senza compromettere la linea. Poi è ricco di fibre che aiutano a sentirsi sazi prima, più a lungo e rallentano il picco glicemico, l'assorbimento degli zuccheri da parte del sangue. In più, le fibre insolubili del pompelmo sono un ottimo nutrimento diretto per il microbiota intestinale. E ormai anche la scienza lo ha dimostrato. La buona salute del microbiota intestinale è direttamente collegato al metabolismo e al dimagrimento. In più, il pompelmo contiene dei flavonoidi come la naringenina, che hanno proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e lavorano a favore del metabolismo. La naringenina, in particolare, può aumentare il consumo di ossigeno da parte delle cellule con un aumento del metabolismo, ridurre l'assorbimento dei grassi che consumiamo e aiuta a produrre adiponectina, una proteina che aiuta a regolare il metabolismo e tenere sotto controllo la sensibilità all'insulina. Fantastico! Dai, adesso corro a comprarlo, ma
quando è meglio mangiarlo? Ecco subito alcune idee su come usare il pompelmo per dimagrire. Si può mangiare a colazione, come spuntino, a pranzo, ma consiglio di non mangiarlo a cena o dopo cena perché gli agrumi alla sera sono più pesanti da digerire. Ecco una ricettina per la colazione. Una tazza di yogurt greco o di soia, mezzo pompelmo pelato, togliete quella pellicina bianca che è piuttosto pesante, ovviamente togliete i semi, mezza tazza di mirtilli e un cucchiaino di semi di chia. Mescolate tutto e fate questa fantastica colazione piena di fibre e sostanze benefiche che aiutano a dimagrire. Ricettina per lo spuntino. Un pompelmo sempre ben pelato dalla pellicina bianca senza semi, una banana, mezza tazza di succo d'arancia o di mandarino e un cucchiaino di semi di chia, il nostro favoloso amico per l'intestino. Si frulla tutto e viene un fantastico, delizioso e nutriente frullato o smoothie come spuntino. Ricettina per il pranzo. Qui ho preparato una salsa o vinaigrette per dei condimenti fantastici fatti con il succo di pompelmo. Vediamo, mezza tazza di succo di pompelmo, ovviamente sto parlando del pompelmo fresco spremuto da voi, non quello comprato, eh? Un quarto di tazza di olio di oliva, un cucchiaino di aceto balsamico, un cucchiaino di miele, un quarto di cucchiaino, mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato fresco e un quarto di cucchiaino di cumino in polvere. Si mescola tutto e con questa fantastica vinaigrette potete condire le verdure crude, le verdure cotte, ma anche le proteine come la carne o il pesce alla griglia, per esempio. Così come le proteine vegane o vegetariane, il tofu, il tempeh e il seitan. E potete anche usarla per rendere più sfizioso un panino o una piadina. Il pompelmo ha un sapore fresco e aspro con un retrogusto amaro ma anche un tocco di dolcezza. Io lo adoro. E in più è amico della linea. Ma voglio precisare una cosa quando parlo di linea. Per dimagrire ci vuole sempre una sinergia di fattori che vanno oltre l'alimentazione e oltre il fitness e l'esercizio fisico. E ogni persona è diversa, per questo quello che funziona molto bene per la tua amica magari non funziona affatto per niente per te. Quindi, se volete approfondire il mio approccio sul dimagrimento fisiologico, in particolare femminile dedicato alle donne, se state lottando da tempo con i chili in eccesso e niente sembra funzionare, mi potete contattare direttamente dal link in descrizione per essere seguiti da me. E vi potete anche registrare al mio prossimo evento in diretta sul dimagrimento naturale che sarà il 10 gennaio 2024, ve l'ho già detto. Info e tutto in descrizione. Bene amici, ora condividete questo video sulle proprietà del pompelmo con tre fantastiche ricettine per perdere peso e rimettersi in forma con golosità. E ricordate, quando vogliamo dimagrire, l'alimentazione deve essere un'alleata con cui collaborare e non una nemica contro cui combattere. Mi raccomando. Noi ci vediamo nel prossimo video. Nel frattempo, mangia consapevole e vivi meglio con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Uffa, io sono lievitata come il panettone. Ah, che ridere. Dimagrire con la dieta privi T, dimagrire con la dieta prima T. No, no. Dimagrire con la dieta primitiva? Ma dai. Ah.